Sindaco, ci dica qual è il suo punto di vista su questi aspetti. Buonasera, anzitutto io ringrazio Don Aniello che mi ha consentito di partecipare a questo incontro a nome dell'Associazione Antimafia. L'argomento diversione sul territorio che è molto importante e per fortuna che questa, il controllo, la sorveglianza, la repressione ci deve essere efficace, deve essere adeguata e deve essere ulteriormente rafforzata perché diciamo, per combattere i grossi clan criminali occorre anche avere la capacità di seguire i soldi. Se si seguono i soldi si trovano anche poi i gruppi criminali, altrimenti magari si rimane sempre circoscritti alla piccola criminalità che per quanto violenta e diciamo, barbara, però diciamo, rimane circoscritta sul territorio, mentre oggi sappiamo che se vogliamo dare una risposta diciamo, forte e cercare anche una inversione di tendenza, bisogna combattere con i mezzi sofisticati e raffinati che ormai hanno a disposizione queste menti criminali, che chiaramente poi hanno dei validi collaboratori, delle persone colluse anche all'interno delle istituzioni. Quindi parlare di droga significa allargare lo sguardo a quello che c'è attorno. Quando il capitano diciamo, faceva riferimento all'operazione che hanno fatto al quartiere Casermone di Frosinone, diciamo che è stata un'operazione pregevole, però siccome tantissimi anni fa, quando ho fatto anche il medico di famiglia per circa un anno a Frosinone e andavo a visitare le persone che stavano all'interno di quel quartiere, già tantissimi anni fa, circa 20-25 anni fa, quello era un posto che faceva paura ad andarci soprattutto la notte quando era buio e si vedeva che lì abitavano persone che in qualche modo venivano sempre più emarginate, persone che con problemi di adattamento, di inserimento sociale, con i figli che sicuramente non avevano un percorso di studi, un lavoro capace di garantire loro una normale vita sociale. E chiaramente se le istituzioni, se gli amministratori, se i tecnici concepiscono certe soluzioni abitative, forse poi facilitiamo anche che cresca non diciamo così, il seme della concordia, della relazione, ma magari alimentiamo il disagio sociale, alimentiamo l'emarginazione, la rabbia di alcune categorie sociali. Vi dico questo perché io quando ho iniziato a lavorare, fatta questa esperienza di medicina di base a Frosinone, ricordo che era il 1993, arrivarono in 2 giorni, un giorno uno, un giorno l'altro, arrivarono due telegrammi di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'ASL di Frosinone, per cui una riguardava l'ufficio igiene di Ferentino e il giorno dopo arrivò l'altra che riguardava l'assunzione a tempo indeterminato come medico del SERT di Ceccano. Non avendo esperienza né nell'una né nell'altra, io dissi vado diciamo, al SERT di Ceccano perché almeno là ci sono le persone, non ci sono le scartoffie come all'ufficio igiene di Ferentino. Quindi ho fatto anche fino diciamo, al 2000, ho fatto 5-6 anni all'interno del SERT di Ceccano e quindi la realtà, le dinamiche familiari, le problematiche di questi giovani, anche voglio dire a volte l'illogico modo di consumare il tempo, consumare le giornate, bruciare le relazioni sociali, perché poi magari un giovane medico che pensa che come si possano curare le malattie, come si possa fare la diagnosi per la bronchite o per un infarto, sia altrettanto facile fare la diagnosi di tossicodipendenza e poi dare la cura. E quindi portare queste persone a ragionare, a venire fuori da questo brutto tunnel, diciamo, da questo buco nero nel quale si sono infognate e che spesso non, dal quale è difficile tirarle fuori. E ho vissuto un'esperienza terribile perché entravo nelle famiglie, i genitori, avendo questa struttura che si era formata da poco, che si era strutturata da poco su 3 persone che venivano a finire, diciamo, erano addirittura agganciate al traffico della cocaina con la Colombia, e con quelli, voglio dire, venivano da noi solamente per avere diciamo, un progetto terapeutico, per avere la scusa e continuare a delinquere. Cioè, gli
gli aspetti sono molto molto differenziati, però dobbiamo mettere insieme in questa, diciamo, in questo percorso di contrasto alla criminalità mafiosa, di recupero dei tossicodipendenti, di riabilitazione sociale e di recupero dei centri degradati urbani, che noi qui magari vediamo poco perché siamo nei piccoli centri, è più facile un po' focalizzare quelle che sono, voglio dire, le inadempienze degli amministratori, quelle che sono diciamo gli angoli del paese abbandonati, però nelle grosse metropoli è molto più facile avere degli interi quartieri dove, voglio dire, nemmeno le forze dell'ordine a volte riescono ad entrare. E Scampia, dove è stato Don Aniello, credo che sia anche un'esperienza del genere. A un certo punto lì non si entra, lì c'è la legge della banda, lì c'è la criminalità contro la quale è difficile poi scontrarsi. Abbiamo questi vari aspetti sui quali sicuramente ognuno di noi, per le proprie competenze, per la propria professionalità, deve agire: la repressione, il controllo del territorio, la chiesa dialogante, i gruppi di volontariato che cercano parlare, di dialogare, di incontrare quelle persone che non hanno più una speranza per la loro vita, gli amministratori che devono essere intelligenti a creare, a non inquinare l'ambiente ma a risanarlo, a cercare di posti di lavoro e non, voglio dire, a bruciare le risorse pubbliche per fare investimenti sul territorio che poi non portano ricchezza a nessuno. E poi ci vuole chiaramente una nuova intelligenza investigativa, anche strutture e investimenti da parte del governo centrale sul territorio, perché se le forze dell'ordine vengono depotenziate e anziché, voglio dire, risolverlo, ne subiremo sempre di più negli anni futuri le conseguenze. Quindi qui veramente bisogna essere un piatto con la politica, la scuola, la chiesa, le forze dell'ordine, tutti insieme devono cercare di camminare per raggiungere un obiettivo comune. E chiaramente, se sul territorio c'è disordine, se nelle nostre città, nei nostri piccoli paesi c'è lo spreco delle risorse, c'è la corruzione, c'è la collusione oppure magari non si punisce chi delinque, è chiaro che faremo sempre più fatica a vivere in una società che dagli anni della nostra gioventù noi abbiamo sempre sognato di lottare per una società migliore, insomma, no? Facendo il carabiniere, facendo il medico, facendo il prete. E chiaramente, se questi ideali vogliamo tenerli ancora vivi, bisogna, secondo me, non perdere mai la speranza che qualche piccolo risultato insieme si può raggiungere. Grazie. Avete capito come la scelta dei relatori non è stata casuale da parte dell'associazione Ultima. Abbiamo introdotto il tema di chi produce, vende e delinque con la droga. Il sindaco dottore ci ha detto che la droga viene prodotta, venduta, ma viene anche consumata. Quindi c'è anche il lato di chi è all'interno di questo mondo, di questo inferno, e dobbiamo capire che cosa accade, perché ci troviamo in queste condizioni. Allora, sentiamo l'ingegner Marco Infussi dell'associazione Ultimi, qual è l'altro punto di vista che aggiunge, dopo l'ingegnere avete il dibattito. Prego, Marco. Mi scuso per il ritardo, è bastata l'ambulanza per mandare in tilt il traffico, e questo un po' mi preoccupa perché, insomma, per un mezzo, un quarto d'ora di coda. Comunque, avrebbe dovuto facilitarlo. No, in caso di emergenza, insomma, se ne basta uno per fare coda da Sant'Agata al Corriere. E quindi qualcosa non va, qualcosa non va. Sì. Il mio punto di vista è ovviamente quello amministrativo, cioè visto dall'alto, quello statistico, quello delle valutazioni che dovrebbero essere fatte a mente fredda e non magari nel caldo di un'operazione come è stata ad esempio Firefox, che ha colpito la mia immaginazione, perché sapere che, come diceva il sindaco Agnesi, in un quartiere che, insomma, è storia vecchia, che si è onorati per avvisare le persone che era arrivata la nuova merce, questo colpisce l'immaginazione, perché vuol dire che c'era dietro un pensiero. Ecco, questo a trovarsi presso i CERT, numerose sono le persone che chiedono assistenza, chiedono servizi, chi veramente perché soffre, chi per altre ragioni. Sono cose che colpiscono, sono cose anche che feriscono, perché
almeno da quel che mi è parso di sentire, mancano le risorse per una gestione corretta e anche più serena. Dal punto di vista freddo, quello amministrativo, quello che ho trovato è una serie di dati importanti, curiosi. Cosa che non sapevo, per esempio, che l'Andrangheta fosse il leader mondiale del commercio e del trasporto della cocaina. Proprio il leader mondiale, nel senso che non ci sono altri gruppi, nemmeno i produttori, che hanno una rete così ben organizzata. E sono italiani la maggior parte, e specialmente poi... La interrompo due secondi, tant'è che la Camorra stessa si serve dell'Andrangheta per ovviamente questo sistema. Sono i leader, ma sono bravissimi, ma sono anche di un'intelligenza sopraffina, perché come ho detto prima, si avvalgono, voglio dire, non solo, voglio dire, se voi fate un'indagine sull'Andrangheta, non troverete mai, ad esempio, Camillo Meo pregiudicato in compagnia con un altro pregiudicato. Loro vanno sempre da soli e sono, quindi è difficile risalire a convivenze, quindi ci vuole davvero veramente un grande lavoro per riuscire a scardinare questo loro modus operandi. No, anzi, questo era assolutamente una delle domande che le avrei fatto, perché ecco, viene fuori che l'Andrangheta è un'azienda a tutti gli effetti, con capacità logistiche e niente male, purtroppo, che offre servizi anche agli altri gruppi criminali, come farebbe un'azienda di logistica, tranquillamente. E nella nostra provincia sono presenti ben tre clan dranghetisti, gli Avignone, i Zagari e i Viola, che insomma, con una breve ricerca che tutti possiamo fare a casa, e sono tre teste di serie nella criminalità mondiale. Un'altra cosa che ho trovato, che non conoscevo, che ho scritto tra l'altro nell'articolo di introduzione a questo evento, e anzi vi ringrazio per la partecipazione, è che oltre a questi tre clan dranghetisti ce ne sono altri nove presenti e radicati nel nostro territorio, tra cui i camorristi Casalesi, Belforte, i Mallardo, gli Alfieri, i Tolomelli, oppure altre organizzazioni vicine ai Casamonica, originari di Pescara, ma come tutti sappiamo, insomma, ben stanziati a Roma, il clan di Silvio e il clan Spada, e poi anche la Sala Corona Unita con il clan Trane. Questo tipo di cognomi non spaventa in sé, però ecco, ripeto, un piccolo esercizio che si può fare anche a casa, con qualche ricerca si può trovare come in casi di emergenza, in mezzo alla gente, al mercato, in qualsiasi condizione, cioè come un autentico Far West. E questo è cosa che è la parte che a me spaventa, perché non c'è magari quel codice d'onore scritto con la O minuscola che può essere magari, che uno può ipotizzare guardando dei film in televisione o delle serie TV come Gomorra, in cui a volte c'è un perché, c'è una motivazione, c'è un codice, un qualche tipo di rispetto per la vita umana che porti questi gruppi a seguire delle regole che non siano appunto quella di cane mangia cane. E invece purtroppo, ecco, basta fare una ricerca su internet, ci sono situazioni di ogni tipo. E questo sinceramente, considerando la presenza di 9-10 grandi territori, poi a Latina, vabbè, a Latina ci sono quasi tutti, insomma qui ho la lista, a Roma tantissimi perché ci sono investimenti trasversali di ogni genere, insomma un pochino spaventa. Altri dati poi che ho trovato e che posso portare è che nonostante la numerosissima quantità di operazioni, ben 1125 operazioni antidroga nel Lazio, nella provincia di Roma, che sono il triplo di Milano, 11 volte tanto quelle della provincia di Napoli e di Palermo, quindi insomma quello che succede nel Lazio è 10 volte tanto quello che succede nel Sud Italia, si sequestrano solamente 1611 kg di stupefacenti su un giro che arriva anche ai 20.000 kg, cioè 20 tonnellate, un container intero ogni anno di stupefacenti. Che significa che per quanto le forze dell'ordine si sforzino, ma il 90% della droga è poi oggettivamente consegnata e consumata. Altra cosa che mi ha stupito, che non immaginavo, che i numeri degli oppiacei
e della cocaina sono identici, si parla insomma di 6.000 kg ciascuno. La cannabis sembra quantitativamente meno diffusa, però è molto più diffusa nell'utilizzo. Cosa che a me pare, anche per esperienza personale, insomma, quello che si vede in giro, perché diciamolo, da ragazzi uscendo di sera nei locali, insomma, un po' di droga si vede sempre in giro. E mi sembra strano, ecco, trovare insomma 6.000 kg di cocaina sequestrati in Italia rispetto a circa 1.000 di marijuana. Altra cosa molto strana, questo riguarda l'ecomafia che tratteremo in uno dei prossimi interventi. Sui clan a Frosinone mi sono cercato anche un po' la storia delle famose operazioni anni 90, Spartacus, eccetera. Un'altra cosa molto curiosa è che, secondo, vorrei leggervi un passo proprio di questo resoconto, che si chiama un resoconto sulle mafie, che viene emesso ogni anno dai carabinieri e dalla regione. La relazione della Commissione parlamentare antimafia dal 1991 al 2008, anno di chiusura del processo Spartacus, evidenziava forti interessi della Camorra sul territorio di Frosinone. Si legge infatti che nel subappalto dei lavori per la terza corsia dell'autostrada, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Capua, la squadra mobile di Frosinone, la Criminal Pol Campana del Lazio e Rabinieri, dal clan Moccia di Afragola. Quindi in sostanza 7 sugli 11 lotti di un importantissimo lavoro pubblico svolto tra il 91 e il 2000 erano dentro, perché poi da lì a fare il passo, a pensare che questo intervento non sia stato svolto con tutti i crismi della legalità, ma anche della solidità nella costruzione ingegneristica, nella qualità, diciamo, dei cementi utilizzati, eccetera, anche questo può spaventare, perché tutti i giorni migliaia di persone, di autotreni transitano su quei viadotti, eccetera. E qui poi arrivo all'ultimo argomento. Voglio ricordare un video famosissimo che tutti abbiamo visto in televisione, in cui al telefono questi due, diciamo, membri, forse affiliati, non lo so, insomma, comunque ditte vicine a clan mafiosi, litigavano al telefono nel getto di cemento armato di un viadotto. E in pratica il tizio proprietario assegnatario del lotto urlava, inveiva, bestemmiando in continuazione, infatti lo troverete su internet, è un pieno di bip quel video, e diceva: mettici più sabbia, mettici più sabbia. E l'altro rispondeva: ma porco qui, porco lì, si rompe la pompa. Non è che diceva crolla il ponte, no, la risposta è: se io metto troppa sabbia in questo cemento rischio di rompere l'automezzo. No, la sua preoccupazione non era di fare magari un pilastro di un viadotto che potesse crollare, la preoccupazione era quella che si rompesse la pompa, che tutti sappiamo insomma essere un mezzo che costa 300-400 mila euro come niente. La preoccupazione era questa. E concludo dicendo che, altra cosa che non conoscevo, qui ho il documento, a Ferentino, qui nel nostro paese, ci sono ben 5 immobili sequestrati alle criminalità organizzate, di cui uno, tutti lo conosciamo, sotto la piazza Matteotti, che è assegnato ai carabinieri in congedo, e un altro che proprio adesso è oggetto di un bando, un locale che si trova in Fosso della Pena, al confine con Subito, arredato come un ristorante, interamente arredato, cioè con tavolini, cucina industriale, eccetera. Si facciano promotori di questo tipo di attività e riescano poi veramente ad essere assegnatari del bene. Me l'auguro, e se sono in sala prego di intervenire, se possono, di intervenire e raccontare, se posso, la loro testimonianza.